buongiorno amici, bentornati al Drum Crew, Andrea Ziglioli e il nostro Dante, il nostro Virgilio, il nostro Achille, Lauro e tutto il resto, l'All Inclusive, Eugenio Rabbiamalalli! Ciao a tutti ragazzi, una buona giornata. Grazie Andrea, sei sempre così espansivo, pieno di complimenti nei miei riguardi, ma io, meritatamente, ma io ti devo sempre ringraziare comunque. E oggi scusami, vai Giulione, vai, che sei carico ragazzo mio. Devo ringraziare in particolare l'ospite che abbiamo oggi, perché non è un pezzo da 90 ma è un pezzo da 91,5. È un amico anche, ci tengo a presentarlo io, se non ti dispiace. Eugenione, quando il Caterpillar bresciano parte, io macchinina mi sposto e lascio spazio, come è giusto che perché sia. Perché di solito, Eugenione, ma però ci tengo a presentarlo io. Allora, signore e signori, ladies and gentlemen, oggi abbiamo il piacere di avere qui un grandissimo batterista, il nostro Alex Polipo Polifrone. Beccatemelo! Numero 1, anzi numero 11, che sono 2-1 attaccati. Esatto, double one, Eugenione, il the biggest Eugenione in the world. Allora carissimo, grazie di essere qui, grazie, è un voi. Super piacere, grazie, è un super piacere. Invitato. Ascolta Alex, dimmi Andrea. Noi cominciamo sempre un pochettino, abbiamo un format, comunque abbiamo quantomeno una domanda introduttiva che facciamo un po' a tutti, ed è: come è cominciato, che cos'è che ti ha portato, come è stato il tuo primo approccio proprio alla batteria, quindi proprio la prima volta, e poi come hai fatto a scegliere questo strumento che noi amiamo tantissimo. Ma va, è ormai DNA. Ma Andrea, guarda, è semplice. Mio papà suonava ovviamente la batteria e sempre la sua passione me l'ha trasmessa fondamentalmente, perché lui andava a suonare quando ero molto bambino, anche se non capivo niente, però mi è rimasta l'imprinting di quella roba lì. Poi per anni ho tralasciato la scuola, però facevo sempre i miei mini set con le pentole, i fustini, perché io sono un po' anziano ormai. Fustini del Dixan, le pentole, e suonavo dietro le canzoni che sentivo nel giradischi di mio papà, quindi infatti ho una foto addirittura di quando avevo credo 4 anni, 5, con il disco dei Toto. Soltanto? Sì, prima Toto 4. E devo dire che quella foto racconta un po' la mia storia, perché diciamo che parliamo di batteristi, di musica, Jeff Porcaro è quello che mi ha proprio tirato una sberla. L'ha segnato lui, sì. Come sì. Ha segnato tanti. Sì, tanti. Jeff, ragazzi. Però inconsapevolmente è stato così. E poi piano piano, sai, l'evoluzione della vita, poi andavo a scuola, studiavo la batteria, non l'ho mai... Anche perché ti spiego, io vengo da un paesino calabro dove non c'era neanche l'idea dell'insegnante, della batteria, quindi... Ma quindi anche il tuo papà è tipo autodidatta? Sì, autodidatta. Ti ha dato 2 o 3 nozioni e poi sei andato? No, niente. Niente, non mi ha detto niente, perché lui non voleva praticamente. Ok. Ma al solito, sapeva già. Tutti poi le retroscena, le fregature. Quindi ha fatto finta di niente, ha fatto lo gnorri. Però, sai, quella roba lì rimane. Però volevo studiare musica, ho cominciato a studiare pianoforte, ho cominciato a studiare strumenti lontani dalla batteria. Mm-hmm. Però ho cominciato con la teoria, il solfeggio, poi piano piano mi sono avvicinato alla batteria perché il pianoforte non mi piaceva, cioè ho cominciato a giocare a pallone perché non mi piace. Esaurita. Sì, mi sono sbagliato, non mi piaceva la musica, il pianoforte proprio zero. Ho cominciato a giocare a pallone, come tutti i ragazzini, bicicletta, motorini,
piano piano ho detto no, ma io voglio studiare la batteria, tornava sempre questa roba della batteria, cioè si allontanava e poi ritornava, si allontanava e poi tornava. Conservatorio, ok, percussioni, quindi percussioni non classiche batteria, anche perché non si poteva, non c'era neanche il corso di batteria, immagino. Non c'era, no, c'era il rullante, ecco. Sì, sì, però certo, esatto, batteria è uno strumento moderno neanche preso in considerazione, chiaramente. No. Quindi vibrafone, marimbe, timpani, xilofoni, sì, classica. Però devo dire che quella roba lì mi è servita e mi serve oggi, certo. Perché comunque la lettura, l'armonia, ho studiato anche armonia, l'armonia, il solfeggio, sai? Sono fondamentali, sono parte del pacchetto. È importante. Poi all'inizio era veramente noioso perché comunque, certo, sai, devi studiare delle cose di cui a un giovane idiota non interessa, no? Comunque, classico. Sai, quando sei ragazzini sei tutti un po' imbecilli, no? Nel senso buono. Sì, sì, ma certo, però. Però ad oggi dico grazie. Poi piano piano, sai, ho mollato il conservatorio perché tutti quegli strumenti, in più andare a scuola, io frequentavo il geometra, quindi o mi diplomavo da una parte o mi diplomavo, cioè, quindi piano piano sono arrivato al quarto anno, quinto anno e poi ho mollato e mi sono trasferito a Bologna. Bologna, università, anche lì la batteria, tutto. Fino a che un giorno ho detto vabbè basta, non voglio fare più nient'altro. Siccome suonavo con dei gruppi a Bologna, mi divertivo tantissimo, poi mi piaceva, cioè sai. Poi, in quel periodo Bologna era anche effervescente. Sì, negli anni 90, no? Sì, 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 cioè, sì. Poi gli amici bolognesi mi hanno detto che c'era... Diciamo... No, si stava bene, devo dire la verità, Bologna si stava veramente bene, sia a livello di vita, sì, sì, vissuta, e a livello musicale. Però a un certo punto il mio cervello ha detto ok, stop al televoto, andiamo a fare... Sì, perché dice, cioè, non mi piace fare quello che sto facendo, sto perdendo gli anni, non so suonare bene la batteria, non mi, cioè, mi laureo, che cosa faccio? Certo. Grazie a Lele Melotti che mi ha dato un consiglio prezioso, mi sono iscritto al CPM a Milano, e da lì ho iniziato a studiare con Walter Calloni. Il grande Calloni, certo. Grandissimo Walter Calloni. E da lì è cominciata un po' tutta la... Ho dovuto recuperare gli anni che avevo perso, perché ovviamente... Chiaro, l'età... 20 anni, cioè, capito, anche se avevo nozioni, infarinature varie, però ho dovuto fare un po' il salto mortale. Chiaro. Stavo lì 8-9 ore al giorno. È un lavoro, eh? Sì, non ci sono... alla fine sì. E quindi qual è stato l'altro, guarda, il passaggio da voglio fare il professionista, cioè la mia strada è quella. Ma non il professionista, lì volevo imparare, cioè volevo suonare. Cioè in maniera professionale, però quello è il secondo. Sì, volevo cominciare ad essere consapevole di quello, perché io suonavo ovviamente, cioè suonavo dietro i dischi sempre. Sì, 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 chiaro. Io ho imparato a suonare lì. Cioè, il mio percorso, diciamo, musicale è partito dal suonare sui dischi, che continua ancora oggi. Sì, però mi dicevo, sì, ma c'è questa roba qui, ma cos'è? Perché è così difficile? Cosa sbaglio? Certo. Ovviamente sbagliavo che non c'era tutto il percorso didattico. Chiaro, deve essere una cosa che va paro, sviluppo orecchia, musicalità e poi tecnicamente. Esatto, certo. Cioè io se dovessi rifare tutto, lo rifarei. Perché prima forse è meglio ascoltare, anzi, se cambierei solo questo, ascoltare tanto e intanto sviluppare, sì, 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 la parte... il linguaggio e la tecnica, sì, chiaro. Perché così ci arrivi prima. È anche vero che a volte succede che la tecnica ti distoglie dalla musicalità. Purtroppo sì, è un bravo maestro, dovrebbe essere colui che riesce a mesciare queste cose. Sì. Infatti, ma guarda, ti dico, io sono stato fortunato perché Walter soprattutto mi ha indottrinato, anche perché lui aveva capito come ero, cioè, che tipo di musicista, di elemento fossi. E mi ha detto, tu devi suonare, cioè devi suonare la musica, ok, la tecnica, non tu devi, perché lui vedeva che io ero molto predisposto alla musicalità più che alla tecnica. E intanto mi faceva fare tutte e due le cose, certo, cioè mi dava una, nella tecnica, lui quando io facevo gli esercizi
capiva che comunque giravano anche a livello musicale, perché quando facevo certo. dei paradiddoli 2-2 comunque c'era sempre qualcosa di sì, capito, sviluppato l'ante musicale, da come perché sono grande. Fatto così, quindi ma, tanta roba. È fortuna da una parte, sì. ma è sfortuna dall'altra, perché comunque i numeri certo. poi vanno a cozzare con... Bisogna poi giustamente ecco. trovare gli equilibri, come si dice. Bomba, bomba, bomba. Ascolta, tu fra l'altro hai tantissime, stai suonando, cioè adesso non in questo periodo storico di quest'anno, purtroppo, comunque hai tanti, vanti tantissime collaborazioni, sì. un curriculum della Peppa, fra l'altro sei anche endorser Yamaha, se non sì. mi ricordo male, no? Assolutamente. Giusto? Ed è una cosa che essere endorser ufficiale di una marca, di una mashup, oggi come oggi, insomma, direi che già questo è un sì. certo, una certa marchio di qualità, di garanzia. E... una cosa che penso possa essere utile per i nostri amici, nel lavoro, comunque per arrivare alla Serie A dove sei tu, a livelli alti, cos'è che serve? Quantomeno nel tuo genere, tu soprattutto fai rock, se non sbaglio, no? Gli parlavamo prima, quindi dai New Trolls a comunque tantissime altre formazioni sul rock, o comunque c'è roba bella tosta, in questo tipo di genere. Quindi per, questa premessa è per far capire ai nostri amici la collocazione, stiamo parlando di questo genere sì. musicale, che cos'è che serve, cioè i fondamentali, quelle due o tre cose fondamentali che dici, caspita, non possono mancare, poi i numeri, il doppio pedale, cose può venire, ma cos'è per lavorare, non per fare il figo, ma per lavorare, secondo te? Allora, per lavorare, cioè, oppure, intanto per lavorare, per essere consono a quello che vai a fare. Certo. Credo che poi si possa espandere in tutti i generi. Certo. Allora, nel mio caso è fondamentale il suono, cioè proprio il suono delle mani, che io ho curato moltissimo. Cioè, a parte che è anche una cosa, devo dire, anche lì, naturale, cioè proprio di il portamento, e la solidità, cioè per fare quello che faccio io. Certo, di quello stiamo parlando. Bilanciamento dei suoni, ok, Charleston, cassa, rullante, e soprattutto poi quando vai a spostarti nel set, quindi essere abbastanza, cioè, bilanciato, quindi conoscere bene gli elementi che stai suonando. Poi io personalmente ho una passione sfrenata per il portamento che secondo me arriva dal Charleston, cioè proprio il Charleston è, diciamo, il motore. Gira bene il Charleston, gira bene tutto. Chiaro, cassa, rullante, però il Charleston devo dire che negli anni ho scoperto, ma per mia fortuna, che è proprio quello che ti cambia l'andazzo, cambia il pezzo. Okay. Per me, sì. Anche perché è il beat su cui poi costruisci fondamentalmente il groove, sì. no? È il, tuo, è il metronomo, se noi perdessimo... Sì, il metronomo è proprio il cuore pulsante, cioè sì, è quello sì. che ti fa che poi... dà il carattere. Esatto, dà il carattere anche al brano, dà il carattere sì. anche al tuo modo di suonare. Sì. Quando si dice il tuo modo di suonare è in questi dettagli, perché ogni tanto magari i ragazzi chiedono, anche ci scrivono, ma come si fa, cosa vuol dire... dare il carattere, quando fai tumpa, tum-tum-pa, come un ragazzo, tra virgolette, sì. la poca esperienza, sì. e nel dettaglio. Quel tum-tum-pa può essere fatto in miliardi di maniere, esatto. è quello il fatto che... Esatto, è lì la differenza sì. tra uno e l'altro, cioè, noi, ognuno di noi, è diverso, perché proprio cioè, siamo completamente diversi, no. a livello proprio... Di anima, oltre che di corpo. Esatto, quindi, sai, tu puoi fare tante cose uguali a tanti altri, però... E ci deve essere sempre il tuo, perché è quello che ti caratterizza alla fine. Chiaro. È quello che succedeva negli anni passati, no? Sì, tu sì, sentivi un batterista e riuscivi a riconoscerlo anche dal Charleston. Vero? E basta. Non solo dai fil o dal doppio pedale o dalla rullata. Dal Charleston o dal Rossi, sì, mi viene in mente anche il batterista di Queen, lui che bravissimo. Taylor, che quando tu lui ha creato ed è... Allora io ti dico un'altra cosa. È stato, io ho fatto il We Will Rock Italia nel 2010 e sono stato scelto da Brian May e Roger Taylor. Solo qua? Ma la cosa, cioè insieme a me c'erano degli altri grandissimissimi professionisti, ma quello che hanno colto loro, soprattutto lui, Roger Taylor, è stato l'andazzo, il portamento. Certo. Perché era in stile. Certo. Cioè non è che fossi più bravo di un altro, sì, era solo più adatto. Stile.
Però io ho detto, se, cioè mi sono detto, se i Queen hanno fatto successo per il loro pacchetto, quella roba di Roger Taylor che fa pss, così, oppure quei feel come li faceva lui, erano perfetti. Cioè io non avrei cambiato neanche un colpo. E non l'ho fatto uguale, perché io poi anche quel difetto lì non riesco a replicare esattamente. Però ho suonato in quel modo. Esatto. Come anche, cioè ogni batterista guarda quello dei Rolling Stones. Charlie Watts. Cioè lui non c'entra niente con i Rolling Stones. Se tu vero. Lo no, ci no, pensi. Vero. Ma se non c'è lui, i Rolling Stones non sono più Rolling Stones. E lo stessi Stones lo dicono spesso, che senza Charlie, quel modo, quel portamento suo stranissimo. Io due, Larry Mullen uguale, esatto. I Coldplay uguale, non lo so, i Metallica uguale. Sì, sì. Cioè tutti i gruppi. Degli Iron, sì, sì, no, è vero, è vero. Soprattutto vero. Il batterista è caratterizzante. Sì, sì, il Pantera, cioè senza Vinny. Cioè il batterista alla fine è un mestiere... vigliacco, mm-hmm. Però è caratterizzante, cioè è proprio, ti dà lo scheletro del gruppo, dello scheletro di quello che stai facendo. Lo scheletro, ma anche una nota identificativa e caratterizzante fondamentale. Assolutamente, vero, assolutamente. Fondamentale. E se guarda, abbiamo appena detto, concordo completamente su questa cosa. Concordo completamente. Grazie, Andrea. Oh, mitologico, che te lo dico a fa? Che te lo dico a fa? No? Ascolta, allora, carissimo, adesso ti lascio nelle mani sapienti, nelle mani che hanno costruito, nelle mani certosine, nelle mani sexy del mitico, del tritologico, quartettologico Eugenione Piovanelli! Eugenione! Eccoci qua di ritorno con il nostro caro Eugenio. Ciao Decio. Grazie. Grazie ancora per essere venuto. Ma grazie a te e a voi per avermi invitato. Ok. Oh, una cosa interessante è che prima sentivo dirti, parlare con Andrea, del suono, comunque, sì. Della qualità del suono. Com'è che lo sviluppi sul tuo strumento, sulla batteria? Cioè in che modo ragioni in base anche a quello che sì, devi suonare? Certo. Allora, innanzitutto devo dirti la verità. Io sono fortunato. Perché ho a disposizione degli strumenti che mi permettono, cioè mi aiutano, ok? Poi se vuoi ne parliamo. L'accordatura è fondamentale rispetto a quello che vado a fare, però bene o male il mio suono è quello, io ho in testa, cioè nel mio cervello involontariamente risuona quella roba lì, quindi io vado con le mani, con l'accordatura, con le bacchette, vado a cercare quella cosa lì. Di default. Poi è chiaro che quando mi rendo conto che non è proprio azzeccata, allora vado a modificare un pochino, però di default io accordo la batteria per quello che ho dentro, cioè nel senso per come piace a me. Poi è chiaro che cambi le pelli, cambi lo strumento a volte, perché con uno strumento puoi fare delle cose, con un altro no, però fondamentalmente per spiegartela in breve, il mio suono è betulla o quercia o comunque legni un po' più caldi e pelli idrauliche / monostrato, cioè poi andiamo nel dettaglio, andremo a vedere, però così io riesco ad avere più o meno il mio standard, ok? Poi dal vivo uso di più magari le idrauliche, anche per una questione di durata, perché ovviamente le monostrato a volte ci fai poca roba. Certo. Sono belle, però in studio no. Però fondamentalmente così, io cerco il suono che ho in testa. Quello è, cioè, a mio gusto. Poi è chiaro che, ti ripeto, vado a modificare i dettagli a seconda di quello che sto facendo. Questo è un aspetto molto interessante. Stavi parlando di betulle di quercia, quindi va da sé che essendo a Dorsi Yamaha, quindi, quindi recording custom, recording / la live oppure con la nuova hybrid. Allora, qui apriamo un mondo. No, è giusto per capire. Ma è giusto perché poi io sono molto, mi piace molto questa roba qua. Allora, recording custom, io la mia
storica Record Incastrano del 1990. Ok. Adesso c'è quella nuova, che è l'evoluzione, direi, quasi perfetta di quella... Allora, Recording Custom, tutta la vita. Però, negli ultimi anni, ho scoperto le OAC, quindi querce, no? La mia prima OAC era la prima OAC Custom e mi sono innamorato, ce l'ho ancora oggi, perché poi io sono... così, mi danno le batterie da provare... Poi me ne innamoro, ovviamente, e me le compro. Mi affeziono, cioè come avere un figlio. Quindi ho comprato la mia prima Lavica, che ho OAC Custom, che ho usato, che uso tuttora. Poi è uscita la OAC X, attenzione, che è stato uno strumento durato quanto? Un anno, due? Pochissimo, sì. Mi ricordo che era un'edizione limitata che faceva la Yamaha, ma poi... Anche quella lì... Cosa fai? Non la compri? La compri. E certo, io la uso ancora oggi. Sei un sentimentalone proprio. Sì. No, sai cos'è? Che quando vedo che la batteria risponde, cioè risponde a me, alle mie mani, quindi cosa vuol dire risponde? Il suono, l'accordatura. Una cosa fondamentale della Yamaha, ad esempio, che tu accordi tom, soprattutto, e la cassa, li accordi oggi, la lasci lì 6 mesi e la trovi come l'hai lasciata, uguale, identica, non cambia niente. Ad esempio, io quando faccio le tournée magari capita di lasciare la batteria un anno con l'altro nel camion, cioè nel service, come l'ho lasciata la ritrovo. E già questo è una prerogativa di Yamaha, comunque. Sì. No, ma... Cioè, io che lavoro tanto nei live, per me quella roba lì è fondamentale. Io quando arrivo, a volte mi capita di arrivare alle 10 minuti prima di iniziare. Ok? Certo. E non devo fare niente. È già tutto pronto? Cioè, non devo rimettermi lì, aspetta, no? C'è la vibrazione, fonico, no? C'è quella... No, non c'è. Quello è suono, quello è. Poi... A chi piace, a chi non piace, ovvio che. Però io devo dire che quella per me è l'80% del mio lavoro, è quello che mi fa risparmiare tanto tempo. Molto interessante anche questo aspetto. Giusto per concludere, diciamo così, il nostro breve colloquio, diciamo così, dov'è che ti possono trovare i nostri ascoltatori? Se venite a casa mi trovate sicuro. No, una volta ci vengo, vengo a scroccarti un caffè. Ecco, mi aspetto. Allora, in questo momento ti dico, non sto insegnando più in nessuna scuola, perché fino all'anno scorso ho insegnato anche a Milano, in una scuola abbastanza, non faccio nomi, non dico... Ho insegnato in tante scuole, però il problema è che suonando tanto dal vivo, ad esempio c'è stato per 2 anni di seguito, io ho fatto anche degli altri musical, d'inverno soprattutto, che mi portavano via anche in settimana, quindi io avevo preso a scuola, avevo il lunedì e su 4 lunedì mancavo 3. Giustamente, cioè, anche la scuola e io in primis, cioè, mi sembra... Sì, non è che sono vini con l'aiuta, che, cioè, voglio dire, aspettano tutti me. Per cui, di comune accordo, in diverse scuole ho dovuto dire: ragazzi, purtroppo mi spiace, anche per rispetto vostro. E quindi adesso insegno a casa, solo per chi ne ha voglia, veramente. Perché io non ho tanta pazienza, ti dico la verità. No, nel senso, cioè, penso che uno, per il mio percorso, ecco, suonare uno strumento a volte è un sacrificio. Cioè, devi comunque... dedicarci del tempo, non puoi andare a sederti dietro uno strumento e giocare e basta. Per cui io un po' su sta roba qui sono strano, nel senso che non avendo mai nella vita voluto fare insegnante, perché secondo me è anche quello un altro lavoro diverso, quello è proprio un altro mestiere. Allora penso che chi abbia voglia di fare questo nella vita, allora sì,
Chi invece viene lì magari a perdere 2 ore di tempo perché la madre deve andare in palestra piuttosto che fare la spesa, non ce la faccio. E quello è il mio grosso limite, però... Ma sono scelte, no? Sono scelte. Io, cioè, chiaro, pago da una parte, ma ne guadagno dall'altra, ne guadagno di salute. Perché io personalmente non riuscirei a... L'ho fatto, però non mi va. Perché io ho perso tanto tempo nella mia vita e penso che la musica sia una cosa seria. Ecco, scusate, apro una parentesi seria. La musica è una cosa seria. È una cosa dove ci va sprecato, cioè impiegato del tempo. Anche è un lavoro, 8-9 ore al giorno. Cioè, perché sennò i risultati non li vedi. E devi essere anche intelligente. Perché devi impiegare queste 8-9 ore a distribuite a fare le cose giuste, no? Sì, c'è chi lo fa per divertirsi, allora va benissimo, viene a lezione, si fa la sua ora giusto per capire due robe, ma chi lo vuole fare di lavoro deve cambiare atteggiamento, come adesso per fortuna un po' cambiato, perché tanti ragazzi vedo che si approcciano in maniera professionale a questo. Però tutto questo sistema fa sì che c'è tanti per da balle, si può dire? Sì, sì. E va bene, però io non ce la faccio. No, anche perché cioè, non è il mio. Giustamente tu dici, se io devo insegnare, insegno a chi ha voglia e a che condivida con me un percorso. Sì, infatti io non insegno mai lo standard, io insegno in base a chi ho davanti. Esatto. Cioè, se tu, Eugenio, sei un mio allievo e tu sei prettamente un batterista rock, non posso insegnarti solo l'ostinato jazz, perché tu dopo 10 minuti mi dici sì, dopo 4 lezioni dici va bene, ma a me non mi interessa. Quindi si deve fare un po' tutto, però prediligere la predisposizione, secondo me. In base anche... alla persona che c'hai davanti, sì. Quindi il carattere... Come hanno fatto con me, infatti io ringrazio ancora oggi, lo ringrazio pubblicamente, il Walter Callone, anche il mio amico Roberto Gualdi, che prima è stato il mio insegnante e adesso è il mio grande amico, ringrazio Max Furian veramente di cuore, perché mi hanno insegnato l'approccio, ok? Anche bastonandomi pesantemente, soprattutto... Cioè, perché comunque, però hanno capito che io ero un tipo di batterista, non riuscivo a fare tutto, però ho imparato, però è chiaro che se tu mi dici, Ale, domani c'è da fare una serata jazz, vieni? No, non è che non sono capace, è che ho rispetto di quello che è la musica, e allora preferisco che lo faccia uno che ha studiato quella roba lì ed è bravo a fare quella roba lì, io lo farei scolasticamente, e non va bene, ma proprio per una questione di rispetto, quindi faccio così anche con i miei allievi. Bravissimo. E in ultima analisi, cosa vuoi? Dove ti possono trovare? Possono trovare su Instagram e Facebook e anche la mia pagina YouTube, a proposito, ma meglio Instagram, perché sono un po' più attivo su Instagram, quindi Instagram è Ale Polifrone, mentre Facebook Alex Polifrone, perché Ale era già impegnato. Quindi, molto bene. Per qualsiasi cosa, a disposizione. Lì, per carità. Molto bene. Oh, un grande, grandissimo saluto da Andrea Ziglioli. Ale Polifrone. Da Eugenio, ma soprattutto da Otello Profazio e Gianluigi Rondi. Vi salutiamo alla prossima. Ciao ragazzi! Ciao,